Oggi presidio a Milano del sindacato CUB, del sindacalismo di base, insieme agli unioni inquilini, per chiedere cosa in prefettura? In realtà oggi il presidio è fatto dalle persone che occupano uno spazio abbandonato da decenni, costato centinaia di milioni di euro al comune di Milano e oggi sotto sgombero. È un progetto in cui ci sono persone sfrattate, in attesa di casa, e oggi siamo qui per mettere insieme queste tre cose. Noi, come Aldo dice 26 per 1, chiediamo di fermare la richiesta di lo sgombero previsto, perché c'è una richiesta di sgombero depositata. Chiediamo di far ragionare chi per 10 anni ha lasciato vuoto un immobile, non gli è mai servito. Non vediamo come mai adesso che finalmente l'immobile è fruibile da così tanta gente a costo zero per tutti, non vediamo come mai c'è questa urgenza di sgombero. C'eravamo già incontrati perché all'ex Palazzo Alitalia, perché oltre da fare centro sociale in realtà assolvate un compito che dovrebbe assolvere il comune, cioè eravate un salvagente per tutti coloro che avevano diritto, avevano l'assegnazione di una casa, non l'avevano ancora e non sapevano dove andare, non avevano un tetto. Voi assolvate questo compito, vi siete trasferiti, oggi dove siete? In via Oglio, in zona Piazzale Corvetto, quindi siamo entrati nel comune di Milano, in uno stabile abbandonato da 10 anni in mano a spacciatore e consumatore di eroina, che in un quartiere come il Corvetto già è un fatto importante, e da un anno e mezzo ormai ci vivono 210 persone circa in attesa di assegnazione alloggio popolare. Abbiamo chiesto soprattutto che la prefettura si faccia parte attiva per convocare anche tutti gli altri soggetti che sono poi materialmente quelli che devono gestire l'emergenza abitativa, per cui il comune, la regione, eccetera, l'ALER, eccetera, eccetera. La risposta è stata che da parte loro una serie di problemi che noi le abbiamo fatto presente, che noi avevamo appunto esposto alla base della manifestazione, ce li avevano presenti e in qualche modo ne riconoscono l'esistenza. Faranno a questo punto un tentativo di riconvocare un tavolo con tutti gli altri soggetti, ossia col comune, con i vari altri soggetti, per arrivare ad affrontare tutto il problema degli sfratti, sia rispetto alle modalità di esecuzione, sia rispetto al destino che fanno le famiglie che vengono sfrattate, chiaramente. È giusto chiarire che qui non si è occupato né lo spazio privato di un altro, né la casa privata, né uno stabile privato. Qui si è occupato uno spazio del comune lasciato al degrado in mano alla criminalità, agli spacciatori di eroina in zona Corvetto, e lasciato lì così abbandonato per decenni. E questa è una scelta, non è un caso. Qui non si vuole toccare la proprietà altrui, qui si vuole dire il comune e lo Stato ha degli spazi enormi che potrebbero essere adibiti a costi veramente irrisori e dare risposta almeno provvisoria a tutte le persone che una casa non l'hanno, la perdono o la cercano. Quando Renzi non era ancora Presidente del Consiglio e scalava il PD, diceva e chiedeva di dare in concessione le ex caserme o gli immobili per farne qualcosa per l'utilità pubblica. Poi, quando è diventato capo del governo, se n'è dimenticato. Ma riprendendo il tema, non sarebbe proprio il caso di utilizzare tutti gli immobili dismessi a Milano e oltre per risolvere i problemi del popolo? Lasciare un immobile come quello che abitiamo noi adesso, vuoto per 10 anni, in preda ai ladri del rame piuttosto che ai vandali, è una cosa abominevole. E applicando un articolo costituzionale, che è l'articolo 42, si potrebbero espropriare questi immobili in funzione dell'emergenza abitativa. C'è tanto anche ex industriale nella cintura intorno a Milano, come era l'ex Palazzo Alitalia, vivibile, fruibile, per veramente non avere più nessuno in giro. Avete dovuto lasciare l'ex immobile all'Italia a Sesto, al confine tra Sesto e Milano. Che cosa ne è stato di quell'immobile? È stato riutilizzato dalla proprietà? L'hanno rimesso a posto? Quell'immobile tuttora è vuoto, è disabitato e sappiamo che non è ancora stato vandalizzato dai ladri del rame, perché da un anno e mezzo, dal giorno dello sgombero, c'è la luce accesa al settimo piano.
quindi sappiamo che non è ancora stato vandalizzato dai ladri del rame, ma se resta lì così com'è non durerà molto. La cosa più emozionante a cui ho assistito oggi è stato vedere 20-30 bambini che dalla metropolitana Duomo qui, solo perché hanno trovato un mio vecchio megafono, gridavano Aldo dice 26 per 1, casa per tutti, miseria per nessuno. E nessuno gliel'aveva detto di dirlo, ma gli è cresciuto dal cuore. E questa roba ti fa pensare che c'è ancora una voglia, c'è ancora una possibilità di lottare.